Shalom, la parashah di questa settimana è Michez. E Michez, qualcosa è successo. Che cosa è successo? Il faraone ha fatto dei soldi. Precedentemente, nella parashah precedente, abbiamo visto quello che è successo a Giuseppe. Giuseppe languisce in carcere per 2 anni e nessuno si ricorda di lui, neanche il capocoppiere a cui aveva risolto il sogno e che l'avrebbe messo in libertà. Il faraone l'avrebbe messo in libertà e sarebbe tornato alla sua diciamo, carriera di prima. Ma il coppiere del re si dimentica del nostro Giuseppe, ma se ne ricorda quando a un certo momento il faraone fa dei sogni, dei sogni che lo angustiano in maniera speciale, particolare, tremenda. Qualche cosa che lui non riesce a capire e che allora cerca il risultato di questi sogni, la spiegazione di questi sogni ai suoi indovini, ai suoi saggi, ma nessuno riesce veramente a dargli una risposta che sia compiacente e che sia interessante per faraone. Allora, in questo frangente, il capocoppiere si ricorda di Giuseppe che gli aveva predetto il suo sogno, e allora lo dice al faraone, qua fa chiamare Giuseppe, lo si sistema per benino, va al faraone, il faraone gli racconta il suo sogno, 7 vacche magre, eccetera, che sapete. Che cosa dice Giuseppe al faraone? Faraone, qua il Signore sta dando una premonizione, e la premonizione è che ci saranno 7 anni di grassa, 7 anni di abbondanza, e poi 7 anni seguiranno che saranno di privazione e di carestia tremenda. Faraone accetta questa spiegazione del sogno, capisce che questo giovane ha ragione, e allora Giuseppe gli dice: ma dovete fare questo, dovete fare quest'altro, in una maniera da avere il sovrappiù, da mettere da parte così per i 7 giorni di magra, eccetera, eccetera. Allora il faraone dice: beh, chi è meglio di te e che c'hai le idee precise e chiare di fare questo? E in effetti il faraone gli dà l'opportunità di salire dalla prigione a diventare viceré, e gli dà l'amministrazione praticamente dello stato dell'Egitto. E Giuseppe ovviamente porta avanti il discorso che ha pronunciato e comincia a pensare ai granai, al grano da raccogliere e alle vettovaglie per il futuro dopo i 7 anni. In questi 7 anni lui si darà da fare e certamente salverà un pochettino la popolazione d'Egitto, ma non solo, anche le nazioni vicine, che ovviamente andranno in grande carestia. Il piano di Giuseppe quindi viene eseguito, e intanto lui si sposa con la figlia con Asenat, figlia di Potifera, e dalla quale ha 2 figli, che sono Efraim e Manasse. Ora, dopo che i 7 anni cominciano a risentirsi il problema della fame sia in Egitto che altrove, e allora il padre di Giuseppe chiede ai propri figli di andare a comprare da mangiare proprio in Egitto. Ovviamente non lo sapeva, era assolutamente convinto che il figlio fosse morto, non aveva notizie da 20 anni, un povero padre che veramente ha sofferto tantissimo. E i suoi fratelli vanno quindi in cerca di cibo,
dicono dietro le domande specifiche, perché riconosciute da Giuseppe, ma non riconosciute dai fratelli, le domande specifiche perché lui conosceva ovviamente la sua famiglia, e mette a dura prova i propri fratelli. E questo ci dimostra e ci insegna che la Teshuva non può essere una cosa semplice, non è una cosa, una passeggiatina, un movimento di labbra, gli chiedo scusa per il male fatto. La Teshuva è una cosa molto seria, e chiunque la faccia, a qualsiasi livello appartenga, che sia un semplice o un rabbino o qualsiasi cosa, la Teshuva deve essere qualcosa che mette in evidenza che veramente c'è un pentimento sincero, assoluto, completo. Per cui Giuseppe non fa altro che mettere un po' alla prova i suoi fratelli. Non solo, ma siccome i fratelli non sapevano che lui conosceva la loro lingua e quindi si avvaleva di un intermediario e di un traduttore, sentiva i discorsi che facevano. E i discorsi che facevano erano di grande pentimento. Ecco, questo che è il Signore che ci sta facendo, perché abbiamo trattato così male il nostro fratello, perché l'abbiamo venduto, eccetera, eccetera. Tutte queste cose lui le sente, le capisce e quindi sa che i suoi fratelli sono veramente cambiati. Ecco che cosa ci insegna questa parasha, la Teshuva. La Teshuva deve essere un ritorno all'onestà, all'integrità, alla capacità di essere diversi, a cambiare completamente la propria vita in maniera tale che si possa dire: ecco, sono una persona nuova, sono veramente pentito, veramente voglio fare adesso essere sotto la guida della divinità ed essere onesto, integro. Questa è una cosa che non si può acquistare facilmente se non effettivamente non si cambia il senso della direzione della propria vita e si cambia anche il carattere a 360 gradi. Quindi questo è certamente un insegnamento molto importante e fondamentale che noi riceviamo dalla parasha di questa settimana. Ovviamente questo durerà il tempo che durerà, il tempo che verrà Beniamino, perché lui vuole assolutamente con sé per vedere quanto veramente ci tengono i fratelli ai propri fratelli, cioè dire i fratelli di Giuseppe riguardo a Beniamino, che era un altro fratello, che era quello, diciamo, rimasto, che il padre sapeva di essere in vita, ovviamente perché stava con lui, e che era un prediletto, perché Giuseppe prediligeva i figli che aveva avuto dalla moglie prediletta. E quindi da moglie e che purtroppo non c'era più, che era cessata di vivere, dando alla luce il proprio Beniamino. Quindi le prove sono tante, le prove sono molto forti, ognuno può leggerle e vederle, ma la realtà è questa, che i fratelli avevano cambiato direzione, erano effettivamente veramente dispiaciuti del mal tolto, del mal fatto, eccetera. E qui viene fuori la grandezza di Giuseppe. Grandezza di Giuseppe, perché Giuseppe cosa dice? Non vi preoccupate per quello che avete fatto a vostro fratello, perché è il Signore che mi ha voluto mandare davanti a voi per poter essere di salvezza alla nostra famiglia. Questa è stata la grandezza di Giuseppe, questa è la grandezza di Giuseppe, insieme all'integrità rispetto alla moglie di Potifar, anche questa rispecchia la grandezza di questo giovane uomo saggio, il quale non soltanto perdona, ma dice addirittura: vedete, il Signore ha fatto in modo che dal male venisse il bene. Ed è quello che dobbiamo considerare e capire. Molto spesso, quando vediamo il male intercorrere, essere contro di noi, con tutte le sue forze,
noi dobbiamo sapere che il Signore da quel male farà sorgere il bene. Shalom, Shabbat Shalom. זכור בדיבורי וחדיש מיינו אלא מיוחד אדוני אחד ושמו אחד לשם ולתפארת.